La bellezza è fino alla porta e la bontà fino alla morte. È il motto di questa coppia alla quale generosità e amore per il prossimo e per la famiglia non sono mai mancati. Questa coppia di San Giovanni Teatino però è anche bellissima. Ancora di più oggi, 11 gennaio 2018, è come l'11 gennaio del lontano 1948. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, ha portato personalmente ai coniugi Leontino Diodato e Virginia Di Lorito gli auguri dell'amministrazione comunale per il 70° anniversario del loro matrimonio. Un traguardo straordinario, quanto meritato, raggiunto con bontà, lavoro, sacrifici e tanto amore. Tante le gioie e le difficoltà di una lunga vita vissuta sempre, uno accanto all'altra. Un lungo percorso che arriva ai pronipoti Anna Maria Elena di 15 anni e le piccole Viola di 5 e Sienna di 3. Leontino, 95 anni, e Virginia, 93, lei originaria di Cecepagatti, vivono da sempre a San Giovanni Teatino. Lui ha lavorato per anni nelle campagne per poi diventare muratore. Anche lei ha lavorato nei campi, ma soprattutto è stato l'angelo della casa. Si è data da fare a servizio delle case della Pescara Bene, ma soprattutto insieme hanno cresciuto Vincenzo, Anna e Renato, oggi di 69, 67 e 59 anni. Il primogenito vive in Australia ed è tornato con i figli Stefani ed Adrian e la nipotina Sienna per le nozze di ferro dei cari genitori. Leontino e Virginia hanno altri tre nipoti, Francesca, Paola e Mary, insomma una gran bella famiglia di San Giovanni Teatino. Una volta non c'era la televisione e allora si andava a fare le marocche e si ballava nei campi, raccontava Virginia, e Galeotto fu uno di questi incontri all'aria aperta. Leontino ci aveva un'altra, ma il destino stava già scrivendo un'altra storia per le loro lunghe vite, e quando Cupido ha scoccato la sua freccia ha fatto un gran bel centro che dura ormai da 70 anni. Di fronte a un legame di così grande amore, di così profondo rispetto reciproco, ci si può solo inchinare, ha dichiarato il sindaco Marinucci. Con la frenetica vita che oggi conosciamo, le nozze di ferro, 70 anni di rapporto assoluto, sono un traguardo non solo da festeggiare a livello comunitario, ma anche da cui prendere. Il sindaco Marinucci, con le più vive congratulazioni dell'amministrazione comunale, ha omaggiato i coniugi Diodati di un mazzo di fiori, molto apprezzato dalla signora Virginia.